26 maggio. Lo Spirito della Verità vi guiderà a tutta la verità. La coscienza di non poter conoscere mai appieno il volere del Signore era già acquisizione dell'Antico Testamento. Il pio uomo di Dio era perennemente in preghiera perché il Signore mandasse su di lui la sua sapienza. La sapienza è come l'aria, più si respira e più si consuma e più se ne ha bisogno dell'altra. Poiché solo Dio la può donare dall'alto del suo trono regale, a lui deve elevarsi con assiduità la preghiera. Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ella infatti tutto conosce e tutto comprende, mi guida nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. Io giudicherò con giustizia il tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Gesù conosce tutta la divina vitalità che è contenuta in ogni sua parola. Nessun cuore umano potrà mai viverla secondo pienezza di verità. Inoltre, la parola deve essere personalizzata da ogni cuore. Questa personalizzazione avviene con l'incontro della parola, con il dono particolare, speciale, dello Spirito Santo. È nel dono dello Spirito che la parola dovrà crescere e svilupparsi, poiché il dono è personale. Anche la vita della parola è personale, cioè unica ed irripetibile. Perché questo avvenga è necessario che lo Spirito Santo aleggi sempre nel cuore e nella mente di ogni discepolo di Gesù. È lui il divino agricoltore della parola di Gesù. È lui che la deve portare a perfetta maturazione. È lui che le deve dare ogni giorno la sua divina energia perché essa produca i frutti contenuti in essa. La guida a tutta la verità non è universale, è personale. E per ogni discepolo di Gesù, ogni credente in Cristo Signore viene preso dallo Spirito Santo e condotto a tutta la verità. Non si tratta della verità in sé, che è del Dio ed è anche infinita. Si tratta invece della verità che deve svilupparsi e produrre frutti nel suo cuore. È la verità, la grazia, il dono personale. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
questa opera dello Spirito Santo mai verrà meno. Ogni uomo, ogni giorno, in ogni tempo dovrà essere condotto a tutta la verità. È questa la sola regola della santità cristiana: lasciarsi condurre dallo Spirito a tutta la verità personale. Il santo cristiano non è colui che vive il Vangelo, è invece colui che si lascia condurre a tutta la verità. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli santi, dateci lo Spirito della verità.